Buongiorno a tutti, Gianvito D'Angelo, video intervista a corredo appunto dell'intervento scritto che appunto abbiamo riportato su Trend Online proprio questa mattina. Andiamo a vedere quindi il nostro FTSE MIB e 5 fra titoli molto interessanti, sempre del nostro destino principale. Andiamo a vedere bene. Allora, vedere il nostro FTSE MIB, vedere novembre praticamente iniziato a vedere con una leggera discesa e poi con una salita. Al momento vedete stiamo veleggiando sui massimi appunto del mese in corso, anche se a dir la verità non è ancora finito. Qual è la cosa interessante? Vedete che da metà ottobre in poi possiamo dire che benché appunto la discesa di inizio novembre, il mercato sia tendenzialmente appunto su un trend rialzista. Qual è però la cosa interessante? Che se noi allarghiamo, vedete, il nostro orizzonte, possiamo dire di essere nel lungo periodo ancora in un trend sicuramente rialzista, ma il trend di medio periodo, vedete che si è sviluppato dai primi di giugno, dalla prima metà di giugno in poi, vedete, è in realtà ancora in atto, perché il mercato proprio con la giornata appunto di martedì 25 si sta praticamente posizionando proprio a ridosso di questa trend line ribassista sui massimi. Allora, qual è l'idea? L'idea è che finché il mercato non ci dimostra, stando stabilmente sopra questa trend line, appunto di consolidare livelli intorno ai 21.000 punti, per noi il trend di medio rimane short. Allora, da cosa ci potremmo accorgere che in effetti qualcosa sta cambiando sul nostro mercato, malgrado, come sapete tutti, i mercati americani stiano facendo nuovi massimi storici per l'ennesima volta? Beh, dovremmo vedere più che altro una reazione che non porti a fare nuovi minimi. Questa è la cosa interessante. Si capiva che il mercato sarebbe salito quando il mercato ha superato il massimo di swing, non tanto dal fatto che stava salendo, perché quello lo vedevano tutti, quanto dal fatto che nella reazione al ribasso, vedete, il mercato non aveva generato un minimo più basso. Questa è la cosa interessante in un trend potenzialmente long, il fatto che il mercato non ce la faccia, tra virgolette, a scendere. Per cui, ripeto, siamo ancora long di lungo, siamo ancora short di breve e siamo chiaramente, in questo caso, se stiamo a ridosso della trend line, potremmo cominciare a essere volendo anche short di brevissimo. Perché short di brevissimo? Perché seppure in un mercato tendenzialmente rialzista, potremmo ad esempio assistere ad una potenziale discesa, magari anche piccola, che poi in qualche modo potrebbe generare dei minimi più alti e quindi diciamo in qualche modo fare una cosa del genere, cosa che ci auguriamo tutti, visto che siamo in appunto, sta per arrivare l'ultimo mese dell'anno dove normalmente è associato ad un rialzo delle quotazioni. Bene, poi abbiamo analizzato Autogrill. Vedete, Autogrill anche qua nel lungo periodo sicuramente abbiamo un trend long, trend che si è interrotto perché vedete che praticamente in quasi tutto il 2014 il mercato di fatto è sceso e anche qua se noi andiamo a tracciare, come sapete tutti, la trend line sui massimi, proviamo un attimo a disegnarla, vediamo un attimo, scusate ma a volte succede. Vedete, in realtà possiamo dire di essere sicuramente ancora in un trend ribassista perché malgrado il mercato abbia ancora spazio al rialzo, questo è sempre inquadrato in un movimento tendenzialmente ribassista. Oltretutto abbiamo vedere l'area psicologica dei 6 euro che sta un pochino più in alto, per cui tutta l'area che è stabilmente fra appunto i 6 euro e diciamo i 6,22, 6,24 è ancora un'area potenzialmente dove andare ancora a cercare pattern short. Oltretutto, ripeto, è ovvio che noi non speriamo che ciò accada, però ripeto, dobbiamo vedere quello che ci dice il grafico. Quindi siamo in questo caso rialzisti di breve, siamo ancora ribassisti di medio e siamo chiaramente rialzisti di lungo per i motivi che appunto dicevamo prima. Poi abbiamo analizzato due bancari, sapete, i due più famosi e i due più forti che abbiamo sono appunto Intesa e UniCredit. Per quanto riguarda Intesa, vedete, queste sono vecchie linee che avevo sul grafico quando l'abbiamo analizzato nelle settimane e nei mesi precedenti. Vedete, questa era una vecchia trend line che c'era all'epoca. Vedete che bell'area di supporto il mercato ha creato qui, ma se noi allarghiamo un attimo, vedete, abbiamo sicuramente un trend di lungo. Cos'è che possiamo dire? Beh, tutto sommato il mercato non ha fatto un grosso ritracciamento, ha tenuto di fatto, vedete, l'area intorno ai 2,20, seppur sporcata, vedete, a volte intorno ai 2 euro, ma ha sempre magnificamente tenuto. Siamo per adesso, vedete, su un quasi a ridosso di un'area di una resistenza statica, vedete, l'area poco sotto i 2,50 euro, livello forse non ottimale sicuramente per aprire posizioni short. Quindi anche qua, per così dire, di medio, saremmo ancora in un trend sicuramente non long.
Poi abbiamo analizzato UniCredit, vedete qui la situazione è leggermente differente perché questo tipo di correzione ha avuto un'inclinazione un pochino più appunto accentuata. Anche qua se noi andiamo a tracciare direttamente la trend line sui massimi discendenti, vedete, anche qua tracciando questa che questa, vedete, ci rendiamo conto che il mercato, seppur inquadrato in un trend di medio a ribasso e un trend di lungo chiaramente a rialzo, sembra che possa avere ancora dello spazio a rialzo, per cui diciamo sicuramente non è un'area ottimale per un rapporto rischio-rendimento che noi preferiamo, però diciamo che quest'area sempre intorno come al solito ai 6 euro, quindi anche cifra psicologica, potrebbe essere idonea per provare ad aprire nel brevissimo posizioni short e poi nella speranza che il mercato faccia un minimo più alto, provare ad aprire nuovamente posizioni long. Poi abbiamo analizzato due titoli del lusso, sapete che i titoli del lusso hanno avuto un trend a rialzo veramente poderoso negli anni passati, ma vedete se noi andiamo a analizzare gli ultimi mesi, vedete praticamente tutto quest'anno, tutto il 2014, vedete, il mercato si è incanalato appunto in questo trend ribassista che al momento è ancora in atto, perché vedete il mercato sta quotando al di sotto dei precedenti massimi di swing e quindi in un canale che in qualche modo potremmo, diciamo, circoscrivere, ad esempio, tracciando appunto delle trend line direttamente sui minimi e poi portando le retro line direttamente sui massimi, facendo in questo modo, vedete? Diciamo che se questa è l'inclinazione supposta dei prezzi, appunto, noi potremmo prendere, vedete, questa riga, questa linea e andarla a spostare per creare, vedete, un canale. Prima su questo livello, vedete che in effetti ha circoscritto il trend su due livelli importanti, vedete, dinamici, e poi riportare ancora la parallela direttamente sull'ultimo. Vedete che stiamo in questo caso, staremmo quotando proprio vicino questo livello di prezzo, intorno ai 21,70-21,80. Per cui anche qui abbiamo un trend di medio che è ancora short, per cui non possiamo ancora sciogliere le riserve per quanto riguarda appunto la ripresa del trend, che tutti chiaramente ci riauguriamo. E infine TOTS, stesso discorso di Ferragamo, vedete, poderoso trend long e poi possiamo dire un altrettanto poderoso e costante trend short. Guardate poi come sono interessanti le medie a 20 e 50 periodi, se noi ci avviciniamo vedete che proprio in prossimità della media a 50 periodi e in prossimità anche di precedenti minimi molto importanti, area 75 euro, il mercato sta provando a generare pattern potenzialmente di inversione. Per cui anche qua diciamo che non è certamente area 75, poco al di sotto 74 o 73,80, non è certamente un'area idonea per andarsi a posizionare long dopo che una parte del rilasciamento si è stata già in qualche modo appunto si è già compiuta e comunque non certamente in un trend di fondo che ormai possiamo dire sicuramente sui titoli del lusso rimane in questo caso short. Per cui questa è la situazione. Io vi auguro buon trading per questa settimana, grazie dell'attenzione, Gianvito D'Angelo, a presto.